ma sono dei meccanici un po' imbranati. Che cosa potete dirci dei vostri personaggi e come è stato interpretarli? A chi tocca? Allora inizio io, perché ti dico che a mio avviso sì, sono degli imbranati, ma non sono tanto imbranati come meccanici, anzi come meccanici se la cavano, hanno un'autofficina, sono un pronto intervento ACI, quindi non te lo darebbero il pronto intervento ACI se non sei bravo. Sono imbranati con le donne, il che è più grave e il che forse rispecchia un po' di più quello che è la nostra vita, il luogo comune, no, sia nostro ma che un po' tutti gli uomini nei confronti delle belle donne, perché davanti a una bella donna diventiamo tutti un po' impacciati. E quindi ognuno di noi uomini, noi tre dell'officina, ognuno di noi a modo suo è impacciato nei confronti di una bellezza che arriva improvvisamente e sconosciuta in questa officina, che è la bellissima Ramona Argano, che tra poco conoscerete e racconterà il suo personaggio. E quindi ognuno di noi reagisce in maniera un po' impacciata. Il mio personalmente, Ciccio, il mio personaggio, è impacciato perché vorrebbe rimorchiarsela proprio concretamente, portarsela a letto proprio, anche se è sposato, cioè ha dei figli, ma stanco del suo matrimonio, ci prova in tutti i modi, ma in maniera concreta per arrivare al dunque quella notte per fare qualcosa. Perché sono quello più concreto, un po' il romanaccio più scanzonato, più battutaro, meno romantico dei tre. Gli altri invece... Io sono romanticone, quello zuccherino lì. E quindi? No, e quindi voi... E poi se volete sapere come va a finire, venite a teatro a vedere. Ma tu che personaggio sei? Io sono il proprietario dell'officina insieme a lui. Mamma mia, quando si... insieme a lui sono il proprietario dell'officina e lui è il nostro garzone, il nostro ragazzo di fiducia. Io sono il ragazzo dell'officina, anche se non si direbbe, ma sono il ragazzo dell'officina perché lui conosceva mio padre. Io sono un ragazzo, un uomo che comunque c'ha un po' di problemi nella vita, un po' con le relazioni. Non è un meccanico, è il ragazzo tutto fare, sa fare, cioè mettono a fare le cose stupide, tipo pulisci qua, fai questo. E anche lui viene sconvolto, diciamo, dall'arrivo di questa bella ragazza, perché lui non ha mai avuto rapporti, da come si capisce dal testo, tipo come me, no? Come sì, attore. Sì. Che bugiardo! Che io le donne proprio. No, e quindi non con le donne, però hai avuto rapporti. La verità invece è che Enzo Casertano è un femminaro di quelli, sì, proprio. Di quelli là proprio potenti. Navigati. Però diciamo che è un personaggio molto tenero, molto umano, pure molto comico, quindi mi fa molto piacere interpretarlo. Dopo che l'ha fatto il grande Nicola Pistoia, io faccio questa riedizione a modo mio, anche perché lui è di Roma, io sono di Napoli, quindi abbiamo fatto... Ma come ho fatto a prendere in giro? Ma mi sono di frutta, niente, anche qui non mi sono spaccato la cosa! Sì, va bene, adesso andiamo dentro, così non ti danno più fastidio. Ah, io sono cozza! Questo a lei gli piace, è proprio vero, più sei scemo più fai quel posueto. E allora mi dovresti piacere pure tu, Ciccio. Stazzi, hanno visto quanto ci hanno messo a fianco pure. Ma guardi, dice che dico, quello le fa tenerezza, lo vede così in difesa. Difeso, come non difeso, intanto l'indifeso sta là con lei e qua come cuscini a reggere un po'. C'è della camomilla? Sì, te la faccio subito. È per Nicola. Ah. E gli devi schiarire i capelli. Quanto sei scemo. No, siamo i tre stereotipi degli uomini nei confronti della donna: il romanticone che si innamora immediatamente della bella donna e vorrebbe sposarsela, essere il suo cavaliere, il concreto che invece se la vuole chiaramente portare a letto, e lo scemacchiotto, l'ingenuotto, che non avendo mai avuto rapporti con le donne non sa veramente che tasti pigiare e dove mettere le mani, e non metterò le mani da nessuna parte. Poi c'è il quarto uomo che non è uno spasimante, no, perché non so, invece non ho nessuno stereotipo, perché io sono bello e basta la bellezza, sì, essendo io il fidanzato di Eva, che però sono veramente un cattivone. Io sono femminaro vero, la faccio soffrire e poi dopo però chissà che cosa succede, venite a vederlo. E adesso vi presentiamo la nostra Ramona Gargano, Eva. Che è questa donna appunto che li manda tutti in tilt, quindi dici quanto ti sei divertita a vedere le reazioni di questi quattro uomini e com'è andata? Allora, mi sono divertita da morire, loro lo sanno, ci divertiamo un sacco. Camerini. No, parla da professionista, no? Da attrice, poi chiudo io. No, allora, il rapporto di Eva con loro è molto legato appunto agli stereotipi che loro vanno ad interpretare, no? Cioè ha tre modi diversi di rapportarsi con loro. Conosce molto bene gli uomini Eva, quindi sa
dove andare a apparare con ognuno di loro. E poi arriva Franco, che comunque è l'uomo che lei ama, che l'ha fatta soffrire tanto, però alla fine cosa succederà? Non ve lo diciamo, dovete venire. Per chiudere diciamo che si è divertita tanto quanto vi divertite voi spettatrici nella vita reale con noi uomini quando sì. vi corteggiamo e ci fate girare per il naso, questa è la vita, perché tanto vi divertite pure nella vita. E cosa importante, sì. non è vestita durante lo spettacolo bene. Questo viene a precisarlo sempre. Perché la gente poi pensa che rimane vestita la gente, invece no, così magari è un invito, insomma, un incentivo in più. Se la volete vedere, non venite per noi. Io sono per lei. Lo spottaro, faccio lo spot. Vai. Detto questo, uomini targa di Eva, dal 7 novembre alla 17. Dal 5 novembre al 17 novembre al Teatro Roma in Via Umbertide. Vi aspettiamo. Molto anni 90 come sì, vabbè, ma proprio è ambientata in quegli anni. Ma perché è vecchio, è rimasto proprio. Grazie.